Racconti per ricominciare, un titolo che è già tutto un programma, un titolo che mi ha sedotto immediatamente, fermo restando che io non amo particolarmente i racconti. Quando ne trovo alcuni splendidi, ovviamente mi ci immergo dentro e ci sento tantissime potenzialità teatrali, per cui lo invito già a nozze, per quanto mi riguarda, a provare a rendere in qualche modo teatro questi racconti, rispettando però la scrittura degli autori. E quindi per ricominciare, è arrivato il tempo di ricominciare, abbiamo vissuto qualcosa di incredibile, ma noi artisti in particolare, ma noi non ci siamo mai fermati, o perlomeno quelli che non hanno dato spazio ai barbari residui, quelli che hanno cercato di migliorarsi, hanno colto questa grande occasione per fare una full immersion in se stessi, per esempio nei libri, per esempio nei progetti, come questo, che è un progetto sicuramente ispirato alla bellezza e che invoglia alla bellezza, perché la bellezza della parola, io sono un amante della parola, la bellezza dei luoghi, queste ville meravigliose, questi luoghi, questi spazi splendidi, Villa Campolieto mi emoziona particolarmente, danno la possibilità alla gente, alle persone, di bere nuovamente da una sorgente fresca di bellezza, di cultura, fanno sperare nella possibilità di migliorarsi davvero, cosa che guardandomi intorno non ha riguardato tutti, diciamo. E allora il mio invito con Barbari Residui è proprio questo: non fermiamoci al lamentarci, al sistemarci, a imbellettarci, a muoverci in modo raffinato e a proporci armonia e uno stato di apparente benessere. Andiamo dentro le cose davvero e andiamo a verificare che cos'è che ci muove di, in qualche modo, verso il basso piuttosto che verso l'alto, perché lì bisogna lavorare, perché mi guardo intorno, vedo i giovani, vedo i ragazzi, vedo mio nipote, non ha strumenti. Abbiamo forse fallito prima di questa pandemia, facciamo in tempo adesso a recuperare e quindi guardiamo questi barbari residui per poterli in qualche modo combattere. Vi aspetto.